Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. È il segreto di un cuore giovane, il sorgere impetuoso di un desiderio più grande, mai sperimentato prima, che illumina il mare di una luce nuova e ti dona il coraggio e la forza di fare sul serio, di prendere il largo. Non sono più le fantasie di un bambino, è il mare aperto che si spalanca, immenso, davanti agli occhi. Miracolo di quell'età meravigliosa e complessa in cui si entra bambini e si esce uomini. Si esce dal porto, si mollano gli ormeggi sicuri e si salpa, guardando alla traversata della vita come una promessa di bene e di pienezza per cui vale la pena issare le vele e rischiare. E beato quell'uomo che quando giungerà alla fine del suo santo viaggio potrà dire che, nonostante tutto e malgrado qualche naufragio, ne è valsa la pena, ne è valsa la vita. Becchi, 2 ottobre 1854, mattino presto, ad andargli incontro accompagnato dal padre un ragazzino. Verso quanti giovani Don Bosco ha ormai fatto il primo passo? Sono già centinaia. Questa volta è il contrario. Con il volto ilare è Domenico che viene avanti per parlargli. Lo ricorderà nitidamente narrandone la vita. L'aria ridente ma rispettosa trasse verso di lui i miei sguardi. Quello che accade quel lunedì di ottobre nel cortile dei Becchi è un evento dello spirito, un evento che per Don Bosco sarà di assoluta importanza per comprendere il carisma che ha ricevuto e per lasciarsi plasmare dal Signore come un sarto di anime, come un pastore vero, un padre. Tanti anni dopo, passeggiando in quella povera aia, mostrerà a Don Barberis il punto preciso di quel loro primo incontro, un dialogo indelebile nella sua memoria, poche battute, nessun convenevole. E siamo entrati tosto in confidenza, egli con me, io con lui. Una confidenza nuova, reciproca, familiare, oggi diremmo salesiana. In pochi minuti Don Bosco scopre con stupore che quel dodicenne che gli appare così gracile ha un segreto, la vera trama di quella sua buona stoffa. Conobbi un animo tutto secondo lo spirito del Signore, tutto, ecco il segreto. Si è dato senza riserve a Dio, senza più tenere nulla per sé. A che può servire? Una buona stoffa, eccellente, ma a cosa può servire? Il viaggio di Domenico trova qui il suo snodo. Questo ragazzino, con una semplice domanda, rovescia e stravolge la prospettiva. A cosa può servire questa buona stoffa? Non trattiene su di sé lo sguardo di Don Bosco. Non si guarda, non si ammira. Non è forse il narcisismo la tentazione propria dell'adolescenza? Un'adolescenza riuscita è quella che si espone al rischio del dono. Ecco il suo amore profondo per Gesù, la sua devozione tenerissima all'Immacolata. Non eccessi bigotti, ma il segreto per prendere sul serio quella rivoluzione di vita e di amore che è l'adolescenza. Dunque io sono la stoffa, ella ne sia il sarto. Dunque mi prenda con lei e farà un bell'abito per il Signore. 2 ottobre 1854, nell'aia della cascina dei Becchi, una stoffa buona consegnata completamente al Signore, nelle mani di un sarto, libera, disponibile ad essere tagliata, piegata, cucita. Un sarto umile che se ne intende di stoffe, così tanto da lasciarsi cucire e tagliare da un dodicenne con il volto ilare. È la sartoria di Valdocco che, da quel mattino, non sarà più la stessa. I ragazzi, le stoffe pregiate e preziose, non saranno più semplicemente destinatari delle cure e della missione di Don Bosco. Saranno parte attiva del commercio di stoffe, cofondatori con lui della sua nuova famiglia religiosa. Abiti belli per il Signore, uomini veri, che salperanno dal cortile dell'oratorio con fede e coraggio per affrontare la vita e il mare aperto e compiere il santo viaggio. Buona stoffa, il testo di animazione vocazionale per i cammini personalizzati, come secondo capitolo ci presenta l'incontro tra due santi, Don Bosco e Domenico Savio, beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Viene costruito un bell'abito per il Signore e siamo detti beati quando anche noi riusciamo a percorrere strade come quelle. E allora in questo capitolo troviamo
quali sono gli ingredienti di un incontro. Il primo, una sartoria, non vuota, non anonima, ma una sartoria ben strutturata che è un ambiente stimolante dove intenzionalmente sono state fatte delle scelte e dove vi sono delle persone con una identità ben chiara. Vi sono delle esperienze di gruppo, un gruppo nel quale ciascuno può ricevere e dare in base alle proprie capacità, alla propria maturazione. E poi delle relazioni personali, graduali, libere e liberanti. Come secondo ingrediente abbiamo il sarto. Don Bosco è il modello di ogni sarto in ambiente salesiano ed è un sarto che si sente a sua volta stoffa. Don Bosco è grande perché si è gettato nelle braccia di Dio, ma perché ha continuato a farsi accompagnare, ha continuato a farsi sostenere nel proprio cammino di maturazione. E infine la stoffa, qualsiasi stoffa. Noi accogliamo i giovani nel punto in cui si trova la loro libertà. Accogliamo i giovani sapendo che ciascuno ha diritto a farsi accompagnare per poter crescere al 100%. E infine troviamo le indicazioni che partono da Don Bosco stesso. Siamo chiamati a far crescere in sanità, scienza e santità. Una vita che sia dal punto di vista della salute, delle attenzioni della persona, e poi dal punto di vista della formazione, dello studio, dell'avviamento al lavoro, è una vita che sia in relazione profonda con il Signore a tutto tondo, per essere completi nelle mani del Signore, perché possiamo veramente essere stoffe buone. La meta? La santità, il servizio concreto agli altri, oggi, perché la domanda essenziale è sempre quella: per chi sono io?